Premetto col dire che questo non è un video professionale o qualcosa di specifico, perché non so come informarmi a livello professionale o cose del genere, facciamo video amatoriali noi. Sarà più conoscere la persona in questo determinato ambito e sapere cosa fa, perché lo fa e cose del genere. È molto alla leggera. L'ospite di oggi è Joel. Ciao ragazzi, sono felice di essere qui, quando mai, nel senso, è Quando... cambiato l'angolo. cambiato solamente l'angolo, la nostra postazione è È alla là, mia sinistra. siete la lampada, Sì, no, siete un po' la lampada. lui è stata la persona che mi ha convinto a fare una cosa del genere, anche se, data la mia pigrizia, vabbè, abbiamo fatto un set che lasciamo stare veramente Professionale, professionale, tra leader virgolette, sì. professionale. Sì, perché sul suo canale, non so se quando uscirà questo video sarà già uscito, ma ho intenzione di far uscire un video simile a questo, al massimo ce ne parlerà più tardi. Ah, intanto che ne so, presentati, chi sei, perché... Allora, sono Joelle, in arte Joelle. Tu mi dirai perché Joelle? Perché ti chiami Joel? Ho sbagliato a scrivere il mio nickname. Nel senso, io me lo chiamo Joelle. Cioè, nel senso, il mio nome è Joelle, giusto? Ok. O scrivendo su YouTube, quando sto vedendo il canale, cosa ho fatto? Ho sbagliato a scrivere, perché ho sbagliato, lo sai benissimo che sbaglio sempre a scrivere. Anche lì ho sbagliato a scrivere, ho scritto Joelle. Sei un cretino. Sì, però Sei un... siccome io so girarmi bene affrettata, cosa ho detto? Joelle, L di cosa? L la puoi intendere come lettera, giusto? Ah. Quindi una L di life, di vita. Joe life. Joelle, in questo senso. Lei per caso mi è un brand, non è un nome Ah comune. sì. Quindi, allora, non voglio dirlo, dillo tu, cos'è che ti piace fare? Allora, a me piace fare due cose nella vita: mangiare e l'altra è la musica. La musica. La musica, esatto. Non so se tu lo sai. Esatto. Allora, io lo so, perché Cioè, comunque ci nel senso, conosciamo, facciamo così: però... Alessandro lo sa, Azione Alessandro... non lo sa. A me piace nel tempo libero, quando non ho niente da fare, cosa faccio io? Ma anche in realtà, quando ho da fare più che altro, cosa faccio? Ascolto musica. Cioè, nel senso, il mio quotidiano è ascoltare musica. Cioè, nel senso, io sono uno di quelli che giovedì sera a mezzanotte aspetta l'uscita dell'album per ascoltarselo. Mamma, sei quel tipo di persona. Purtroppo sì. A volte anche all'una di notte, perché ormai c'è questa mania di far uscire gli album all'una di notte. Purtroppo. Io ho in casa una persona che ha fatto lo stesso ragionamento, però l'album è uscito alle 6 del mattino. Questo il cantante si chiama Taylor Swift, non so se lo Ok. Ah, conosci. Taylor Swift. Sì. Ah, pensavo Metro Boomin e Future, in realtà, onestamente, perché Non la sono conosco. americani. E in Sì, America in escono. America No, perché in sono più realtà, famosi. più altro, non mi ricordo se sono 6 ore indietro, e quindi le nostre 6 di mattina sono tipo a mezzanotte là. È Quindi possibile. per questo escono alle 6 di mattina. Vabbè, ma tralasciamo questo. Lasciamo questo. Com'è nata questa passione? Allora, Alessandro lo sa benissimo. Alessandro sa benissimo. Io a 12-13 anni ho iniziato ad ascoltare musica. Ma che musica, mi direte voi? Dubstep. Musica dubstep, ho iniziato Giusto. con Skrillex, Martin Garrix. Io ascoltavo questo, cioè io ascoltavo la musica per le parole, quello che dicevano. Beh, oltre al fatto che era in inglese, quindi non capivo lo stesso. Ma per la Capisce musica, adesso? no. Cioè, nel senso, la cosa che ho in comune con me di 10 anni fa è che non capisco l'inglese tuttora. Ok, Giusto. iniziando così per caso con Filmora a fare remix, piccoli remix, remix un po' comici, che conoscerà benissimo il Poi ne andiamo a esatto, parlare. purtroppo non li ho qui sotto mano, solo li avevo messi. Peccato, peccato, peccato. Per caso hai una figura che prendi come modello, se c'è qualcuno che ti ha ispirato o ti piacerebbe imitare o arrivare al suo Ok. punto? Ma nell'ambito, perché comunque, allora, nel senso, io da poco ho iniziato a entrare nel mondo della produzione musicale. Quindi nell'ambito DJ, io da sempre Martin Garrix e Skrillex, cioè sono, come ho detto prima, cioè io sono con loro. Sono io con loro, ho iniziato a appassionarmi alla musica, fino ad ora loro sono i miei. E per la produzione musicale c'è un produttore americano, si chiama, come ho detto prima, Metro Boomin, che è il produttore che ha prodotto le basi per Spider-Man, lo Quale Spider-Man che è uscito, Spider-Man? in The Spider-Man, no, Ok, l'altro, across. vabbè, tutti e due in realtà. Per quanto riguarda internazionale, per quanto riguarda italiano, io ho due nomi che sono stati importanti per me. Il primo è Charlie Charles, non so se lo Ok, conosci, vabbè, certo, lo conosco.
il secondo è Sigluk. L'ho Sigluk. sentito in una. Sì, l'ho sentito Allora, proprio all'inizio. Sigluk, Sigluk. Esattamente quello, sì. L'altro, Charlie Chassa, tu hai un BT Charlie, ma non lo sai usare. E il Must è un ragazzo della tua età, nel senso letteralmente 21 anni. Il master? Sì, quello da cui. Ma chiunque, qualunque producer italiano dice: cazzo, vorrei essere proprio come lui. Ed è Vabbè, sì. Tasuprim. È un producer. Perché non, certo, lui è nato come producer. Tasuprim è nato come Ah, producer. È iniziato a cantare poi. Il non lo sapevo. suo album 23 64 51, che in alfabeto particolare significa le basi. Perché lui nel suo primo Ok. album voleva portare all'utenza le sue basi, le sue produzioni musicali, che sono molto stravaganti se ci vuoi caso. Ecco, noi siamo dei falliti, quindi. Esatto, quello è quello che voglio dire. E tu, quindi, adesso cosa stai facendo attualmente? Allora, attualmente, teoricamente sto studiando un altro ambito completamente diverso, Cioè? studio informatica, potenzialmente come hobby, produzione musicale, come ho detto. Cioè, sto iniziando a entrare in questo ambiente e voglio e spero di continuare a migliorare sempre di più, praticamente, speriamo. Domanda un po' spinosa che non c'entra niente. Ti piace più informatica o produzione musicale? Allora, ma il fatto che a me la musica piace più di qua, cioè al 90% io preferisco la musica, ma su tutto. A me proprio piace la musica. È bello da ascoltare, Sì, quindi. esatto. Ma proprio in generale, nel senso, tu lo sai che io passo dalla musica classica alle Sì. trashate, nel senso, io ascolto musica. Poi ascolto musica. E a proposito di questo, qual è il genere che preferisci di più e come fa ad influenzare quello che vai a produrre? Allora, io principalmente ascolto musica rap, però può variare, dipende dal periodo, passa al pop, però comunque alla fine ascolto tutti i sottogeneri, musica trap, rap, pop, comunque sono tutti generi e sottogeneri della musica pop praticamente, che poi in realtà musica pop è un po' sbagliato come termine da usare, perché non esiste il vero genere pop, più altro il genere pop è il genere popolare che ascoltano tutti, musica leggera. Come si dice, come dicono un po' più altro i boomer, musica leggera più che altro. Mi ha influenzato perché io ho iniziato a appassionarmi alla musica attraverso questo genere. Cioè, la mia influenza è da questo punto di vista, dal fatto che io ho iniziato ad ascoltare musica dal rap, quindi giustamente le mie radici sono fondate su questo genere più che altro. Quindi nel senso, se ci pensi, se io avessi iniziato ad ascoltare musica, dal K-pop ovviamente, nel senso io... Questa è una strada Esatto, diversa. dalla musica rock, metal, ti diventa sempre come quando sei piccolo alla fine, se ci pensi. Diventa tutto da come viene indirizzato alla fine, diventa tutto da questo. Io mi ricordo i tuoi primi lavori Sì. che A se riusciamo a trovare. trovare, li metto, non so, in posto, Sì. vediamo qualcosa. E quindi là ci sta, però adesso ho visto che hai fatto qualche Sì. produzione un po' più recente Esatto. che si discosta un pochettino dal rap. Come fai a spiegarmelo? E se vuoi descrivi come hai fatto, perché Allora, ovviamente. io insieme non so se mi seguite anche sul mio canale, c'è il mio coinquilino Carmelo, a lui piace molto disegnare. Parlando così, se ne prende adesso luna di notte, sente tu, sono le notte che fai, sono quei discorsoni, giusto? Molto psicologici. E ci sono detti, così, parlando. Non usciamo di casa, di camera, fin quando non facciamo quella cosa. Perché questo è l'incipit, da dove è partito tutto, ok? Ma noi siamo io, lui e il cameraman che ha girato il mio ultimo video. A tutti e tre piace la musica rap. Molte volte ci capita di fare freestyle così, con delle basi per usare YouTube. Io però non sono negato per il freestyle, ma piuttosto perché proprio non riesco ad andare proprio a tempo, quindi è una cosa metrica, cioè è una cosa di tecnica. Quindi io poi ho avuto sempre questa passione per la musica, proprio per la base musicale, quindi ho detto, ma già da un botto di tempo comunque, cioè, dagli inizi, infatti comunque ho preferito sempre da parte della musica, della produzione musicale, perché alla fine i remix sono sempre parte di produzione musicale, se ci fai caso.
Quindi è una cosa che mi è andata in modo naturale e ora è venuta fuori praticamente. Prima era una cosa molto più inconscia, fatta così per ridersi, però ora è un po' più uscita fuori questa cosa, attraverso questo. Questi due pezzi sono tipo da questo discorso che avevo fatto con Carmelo e il cameraman, che fin quando noi non completiamo un progetto, ma di qualsiasi tipo, anche un video su YouTube, editare un video, non usciamo di camera. Il giorno dopo, così, non sono uscito di camera, alle 8 di sera ho finito la mia prima base musicale. Così. Che ho quella che ho caricato su YouTube, la seconda, perché io. Su No, YouTube. su Instagram. La seconda. Perché la prima è quella, in realtà è la seconda. Nel senso, io ho caricato prima la seconda e poi la prima. Cioè, la mia seconda traccia, in realtà, è la mia prima traccia creata. E la prima è la seconda traccia creata. Non so perché l'ho voluto fare così, ma. Infatti è molto strano, però. Perché mi è venuto dopo, quando già avevo creato la seconda traccia, di caricarla. Quindi poi ho detto giusto dopo un po' carico la prima, Ah, non so le come metto le imposte, però nel dubbio lascio imposte. Sì, le tracce che hai fatto in descrizione su Instagram sì, sì. Sì. dall'altro, Poi voglio aprirmi ora un secondo canale, più importante, non canale, pagina Instagram incentrata su questo, sulla musica, perché voglio continuarla comunque come hobby, passione, tra virgolette. Ok, perché non hai mai. Non dico creato un canale apposta, ma fatto dei contenuti appositi. Mi ricordo qualche video su qualche canale dove facevi la reazione a qualcosa, tipo Sì, la Polo Gang, esatto. probabilmente. Però non hai fatto mai nessun tipo di contenuto specifico a Sulla riguardo, perché? musica. Allora, in realtà, allora, faccio lo spoiler. Fai uno spoiler inedito. Esatto. Il video segreto che uscirà sul mio canale è un podcast di musica. No, Ok. Comunque abbiamo detto all'inizio non ho che è una cosa detto. molto simile a questa, però di Però, musica. Però no, non ho abbiamo. detto che era di musica. Adesso l'abbiamo detto. Esatto. Non so quando uscirà, ma la prima puntata è registrata, è stata editata praticamente. Quindi in realtà prossimamente non so Non i so, tempi di ci questi organizziamo, video, però sì. lascio in descrizione, lascio tutto quanto. Ogni suo video lascio in descrizione Anche adesso. io, cioè, E forse, non so, in realtà. per forza, Per forza. Quindi praticamente in realtà non volevo mettere un hobby che avevo più che altro, perché comunque l'hobby è diverso dalla passione, se ci pensi. L'hobby è una cosa che fai più per farla un po' a tempo perso, capito? Una passione la coltivi per imparare, perché l'hobby è più nel senso tipo collezione d'arte, è diverso da una passione che hai. Cioè, puoi avere tu la passione di collezione d'arte, però la passione è diversa dall'hobby. Senza la passione tu poi ci perdi molto più tempo dell'hobby, se ci pensi. Scusa, qual è la tua passione? No, la passione è la musica. Ah, Prima però la ok. considero più un hobby in Ho questo capito. senso, Sì, capito? sì, sì. Perché comunque, cioè, nel senso, io sono appassionato di. Ah, scusa. Dico, io sono un appassionato di carte Pokémon. È diverso dire il mio hobby è collezionare carte Pokémon, nel senso, capito? E questa è la differenza. Secondo me, poi non so in realtà se è vera. L'importante è che qualcosa ti frutti in futuro, che ne sai? Nel È meglio senso, così. per Grande ora faccio l'università, faccio informatica, poi si vedrà. spoiler, abbandonare l'università per fare il produttore musicale tra 2 anni. Magari. Magari, Ma come magari, magari? nel senso, magari che può. Se è Esatto, successo, magari. magari. Sento che se abbandono l'università per il lavoro come produttore musicale, vuol dire che già è successo qualcosa prima. Magari in questo senso. Dimmi una cosa, chi è tuo cantante preferito? Non so se possa influenzare anche come produci, però dimmi tu. Allora, il mio preferito non è italiano, Non è è italiano. napoletano, ma non è un melodico, rap, sembra rap napoletano, Chi è? è Joliet. No, ma ha un nome simile a te, o sbaglio? Sì, Ah. vero? No, Quindi tu. Ti chiami Gioele perché non Davide credo, cioè non Gioele? credo, no, il suo nome ha un altro significato, se vuole saperlo ve lo posso dire. Lo sappiamo tutti grazie a Sanremo. Quindi. Ma io Ok. dedicherei invece 2 secondi di silenzio a Marcus del Milano si Ok. uccide. Ok. Benissimo. Perché lui aveva fatto un podcast insieme, io ero il suo primo ospite, però il suo video che è ancora nel suo computer e questo qui uscirà e quindi con
Qua come domanda ho scritto: riesci a descrivere un tuo primo lavoro? Con qualche dettaglio. Allora, uno dei primi lavori è perché essendo io in quel periodo assolutamente spillex, quindi tipo Bangarang, conosciuta. Se metto il titolo, non so ricordare nessuno. Bangarang, Vabbè, penso che sia. sì, comunque quello là l'ho remixato con il meme di Avalepa, se ti ricordi. Quindi, Ok. 3, 2, 1, perché ho menzionato anche Martin Garrix, quindi il video di Animus, o di, non mi ricordo, beh, non ricordo se era Animus, fa 3, 2, 1, Ah, poi parte Bangra, pam, 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 quello è il mio primo lavoro di remix, praticamente. Non se lo trovo, te lo mando comunque. magari anche quello di Hulk. Urk, spacca! Quello Il Joker. lì è proprio così stupido, ma vabbè, non parole Vabbè, per oh, descrivere. ragazzi. Ah, ho portato Non comunque un artefatto. hai portato un artefatto? Esatto. In che Che non senso? hai visto? Dov'è? Eccolo. Ma dove spunta questa cosa? Leggi il microfono. Ma dove l'hai nascosta? Io non l'ho vista. È letteralmente sotto la webcam. Ma che cosa? Allora, Ah, ho capito. cos'è? Vuoi parlarne tu? Allora, questo è una scheda audio. Beh, poi anche, in parole povere, una console da DJ. Praticamente giocattolo, non è né proprio da professionisti né niente. L'ho comprata dopo aver lavorato in ferramenta. E il primo stipendio l'ho preso su questo. E ti è servito? Sì, l'ho usata per divertirmi, Non cioè, nel la usi più. senso. No, è. Non l'ho salita, se ce l'ho qua vuol dire non l'ho salita più che altro. Anche se in realtà basta andare. Basta salirmela. Andare in qualche posto dove fanno tipo serate. Così. Dico, guarda, dammi 50 euro e ti faccio. Metto un po' di E musica. ce la faresti? Ce la sei Allora, usata il comunque. 90% dei DJ, ti aggiungo un segreto, ha tutto già preparato, ha la chiavetta, la collega e mette tutto. Poi fa. Quindi fanno così. Sì, letteralmente. Poi fanno quella cuffia. Ecco, nel E senso, guadagnano e soldi. guadagno tipo 50.000 euro in una serata. No, perché non lo fai? Perché nessuno deve fare conoscere. Quindi, Gioelle, scusa, Gioelle su YouTube, 12 iscritti no, attualmente. 13. 13, Sì. uno in più. Bello girando questa cosa. Detto questo, nel senso, questo qua è una cosa molto importante, nel senso perché mi ricorda il mio primo lavoro. Oltre questo, in più. È la mia prima passione. Dopo 8 anni continua ad esserlo. Non Vabbè, ma è la la musica, cioè. musica, esatto, continua ancora ad esserlo. È la mia passione. Spero possa diventare in futuro il mio lavoro. Nel senso, anche se finisco la laurea e tutto, però poi mi dedico alla musica. Mi va Certo. bene lo stesso. Nel senso, non per forza devo lasciare l'università, quello è ovvio. Però, se questo qua dovesse diventare il mio lavoro, anzi, sei molto più felice, nel senso, anche se l'informatica a me piace un botto, come la fanno in Italia. Però quello è un'altra intervista, un altro Vabbè, basta discorso. che parli inglese, tu sai parlare inglese? I don't speak English. Esattamente. Peccato, potevi dirmi in russo, sarebbe stato più divertente. Abbiamo dichiarato guerra a Putin, perfetto. Ok, Lo esatto. so. Ultima domanda. E siamo arrivati al No, in dunque. realtà già te l'ho fatta, tipo, perché non puoi dire contenuti sul tuo canale riguardo a questa cosa? Ma in realtà, principalmente perché non ci ho mai pensato. Ah, sei un idiota? E quando so che è la quinta volta che voglio dire un video. Se ci fai caso. Ti ho detto idiota 4 volte prima? Sì, Ora? quella volte sì, mi sa. So. Vabbè. Se te l'ho detto tante volte vuol Comunque, dire no, oltre al fatto che questo qua non ci ho pensato più che altro perché io, quando apro un canale YouTube, penso a portare giochi. che. È la cosa più semplice. No, vabbè, in realtà non è vero. Rispetto a questi contenuti è più Beh, ma tipo il semplice. video della casa è uscito così, nel senso. Sì, ma dico a Ma per registrare. questo è molto divertente registrarlo. Di Il cosa? video della casa. Tanto mi ha Sì. fatto fare la doccia 4 volte in un giorno. Comunque tu pazzo che ti fai la doccia vestito per un Ma no, video. ma Vabbè, però ragazzi, comunque. Complimenti, c'è tanta io ho roba, spiegato il motivo, cioè nel senso il motivo vero. eh? Non È voglio che sei spendere. scemo. No, perché voglio spendere soldi per la lavatrice facendomi la doccia. Ma come vuol dire bello? Scusami. Allora, se tu ti fai la do il se ti fai la doccia, poi lo shampoo e il bagno schiuma, poi i vestiti,
lavi i vestiti e ti lavi pure tu. Quindi non, poi li stendi direttamente i vestiti, puliti, e non hai speso soldi per la lavatrice. Hai ragione. Tanto comunque le cose che ti lavi tu te le metti tu, quindi a me va benissimo. Esatto. Perfetto. Perché comunque ho visto su Joe Esatto. Pop che Sono altre esatto. persone che lo fanno. No, 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 non credo. Ah no? Però che la lavatrice Consuma tant'acqua inutilmente. consuma meno acqua di lavare i panni a mano. Ah, vabbè, quello è ovvio. Anche la lavastoviglie, tipo. Lavare i Appunto. piatti. Infatti c'è la lavastoviglie su a Pisa. Come avete visto nel video, c'è la lavastoviglie. Però non c'è cibo. Perché i soldi Bravo, verrebbero te l'hai detto sta pane. molto Molto, utile. molto utile. Ce l'hai pure tu? Cosa No, devi però. comprare? Però quando vedevo il tuo video, quando ti ho detto quella frase del Ok. tostapane che non serve, però quando ce l'hai è utilissimo, io ti ho detto, cioè, ho pensato, caspita, è verissimo, perché io non ce l'ho, però se ce l'avessi, inutile, ma lo utilizzerei Sì, è sempre. vero. Nel senso, non ho fame, cioè, vedo un toast. Oh, metto nel tostapane. Sì. Poi ho scoperto, sai, quel fettine di pane? Cioccolato e la tavolina di pane, la schiaccio col Sì. bicchiere. L'ho messo, l'ho detto, sono clamorosa. Fantastico, L'ho mangiata immagino. per 15 giorni di fila. Mi compro il pane tutti i giorni, il pamboletto, per fare questo. Troppo buono. Perché io mi vedo col pa il pacco, mi ha la tavoletta da mezzo chilo di cioccolato. Sì. Ah, Eh sì, fondente ovviamente. te Boh, no, ci sta l'hai perché non è quel fondente comunque. E niente, questo. Oh, scordato. Basta così, direi, abbiamo fatto a abbastanza. voglia. Più del dovuto. Del dovuto anche di argomenti da niente, però è stata una bella chiacchierata. Spero che sia riuscito un buon video e che sia abbastanza intrattenente per chi guarda, per fare un paio di domande, altrimenti quello lo capta. Grazie, ti ammazzo. Abbiamo conosciuto Jerry in questo campo, certo, abbiamo parlato di cose abbastanza Sì, nel basilari senso, e vabbè, non voglio. chill. Nel senso, che senso ha che ti parli? Che senso ha, ovviamente? Giusto. Che ti parli di drum, di kick, di clap, di snare, di Esattamente, non IS. sto capendo niente, però Esatto. vabbè. La melodia, però, sì. Cioè, Melodia so che cosa ci se sia. lo tenga, però. Quindi, passate sul suo canale, su tutti i link che lascio in descrizione, non so sempre se me lo ricordo perché ho detto un sacco, un sacchissimo. Spero che tramite feedback possibili, se ci sono, vada bene e ovviamente riesco ad editarlo perché la mia pigrizia potrebbe tenere sotto attento. Ci vediamo al prossimo video, possibilmente non in questo, di questo format, ma E non in questo posto, non in questo peraltro. posto sicuramente. Buonanotte a tutti.